Morgan lancia frecciatine a Simona Ventura e attacca la Rai. Dopo lo scandalo di Sanremo 2020 e varie altre polemiche, Morgan torna di nuovo al centro dell'attenzione e stavolta lo fa attaccando la Rai e Simona Ventura. Tutto è partito da un commento di quest'ultima che ha scatenato la dura reazione del cantante. Ecco che cosa è successo. Tutto è iniziato con l'annuncio della partecipazione di Morgan a Ballando con le Stelle. La notizia della sua presenza ha sorpreso tantissimi telespettatori e non solo, tra cui anche Simona Ventura. La nota conduttrice ha rilasciato un commento al settimanale Chi, lanciando una frecciatina ironica e dicendo che sarà sicuramente difficile gestire Morgan, perché basta voltarsi e lui non c'è più. La Ventura però ha espresso la sua massima fiducia nei confronti di Milly Carlucci, dicendo che lei sa il fatto suo e quindi sicuramente saprà cosa fare. Queste parole hanno scatenato la rabbia di Morgan, che sui social ha risposto con una lunga replica. Il cantante ha iniziato rivolgendosi proprio a Simona Ventura e ha voluto sottolineare di essere consapevole che quello di Ballando con le Stelle non è il suo ambiente. Lui ritiene di essere del tutto inappropriato in quel programma, ma allo stesso tempo si tratta di lavoro ed è costretto a farlo. Morgan ha sottolineato di essere un uomo di cultura, con tre figlie, che ama vivere e che si trova però a vivere in una dimensione particolare, che è quella del mobbing. Da qui Marco Castoldi ha lanciato delle accuse molto dure contro la Rai, che sicuramente non andranno nel vuoto. Il cantante ha sostenuto che spesso venga applicato sistematicamente questo mobbing, e non solo dalla Rai, ma anche dalla discografia, dalla stampa, dai tribunali e da tutto il mondo con cui lui è entrato in contatto negli ultimi tempi. Morgan ha proseguito spiegando che quando la Rai dà vita a dei programmi che parlano di musica, non li affida mai a lui. Questo nonostante abbia preso parte a 7 edizioni di X Factor, vincendone 5, e dimostrando quindi di essere un buon talent scout. Morgan quindi torna a replicare a Simona Ventura, dicendo che è costretto a fare televisione se non vuole che gli venga pignorato tutto e se non desidera denunce perché non paga gli alimenti alle sue figlie. Il cantante ha dichiarato che anche a Sanremo, per uscire dal mobbing che stava subendo, ha deciso di utilizzare l'ironia e cantare la sua ormai famosa canzone contro Bugo. Non è chiaro a cosa si riferisse esattamente Morgan, ma lui ha spiegato di averlo fatto per uscire da questa sgradevole situazione e con la sua poesia di 8 versi ha attaccato elegantemente Bugo. Castoldi ha proseguito sottolineando come questa sua trovata abbia poi portato dei guadagni non soltanto alla Rai, ma anche allo stesso Bugo e ovviamente al festival. Il lungo sfogo è terminato con una dura affermazione di Morgan, che ha sottolineato che il mobbing è un reato e lui farà emergere la verità su ciò che succede in Rai. Poi ha invitato Simona Ventura a non schierarsi dalla parte sbagliata e di seguirlo a Ballando con le Stelle, dove magari insegnerà l'italiano a qualcuno e farà anche un po' di cultura. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Morgan? Credete che avranno un seguito, date le dure accuse contro la Rai? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!